ma sempre ore e mezzo la sigla, tutta sigla, vedo le coppie che fanno quando c'è stata una cosa musicale, e chiudo le donne e l'omino come un orco esce dal suo habitat naturale, agro Tartaria sforno si muove tra muschi e licheni a olfatto, poi si è sviluppato, diventa anche un po' babbuino e più l'uomo, la seconda difficoltà è che l'uomo è diretto e la donna è indiretta. La donna vorrebbe che l'uomo interpretasse, ma l'uomo non potette, perché è decoscio. Io per primo, io sono decoscio. Non mi fa interpretare. La donna si mette molto più tempo a lavarsi dell'uomo, perché l'uomo si lava come i gatti. Cioè, l'acqua gli fa schifo. Due dita sott'acqua così. Andiamo, l'aspetto giù, Qua giù. E la scena, aspetta, la scena poi com'è? La donna tutta bella profumata, si scorda dell'uomo, non sta bagno, niente, WhatsApp, selfie, scende giù, tutta bella profumata, dai su amore, dai, andiamo, dai su, lui vuole l'uomo sotto che ha fatto la buca così, no? Tozzozzo, puzza più di prima che scende di casa, già puzza prima, pensa dopo, andiamo su amore, dai su, andiamo, dai su, dai, andiamo, dai su, dai, andiamo su, dai. Perché ha fatto così presto? Che è sta puzza? Ma che ti sei lavato? E l'uomo è imbarazzatissimo. Sono lavato a pezzi. Il modium che c'è la pubblicità, quando la diarrea ti sorprende, sorprendila. Cioè, che sta a fare? Ma sorprende la diarrea? Sorprendila con i modium. Era pure carino, insomma, che poi vabbè, ma che tipo sorpresa? La diarrea ti ha sorpreso ormai. Mo invece non c'è. Sorprendila con i modium. Ma c'è Dia da stop. E non puoi più mentire, cioè tu vai in farmacia, almeno via l'imodium, ma gente, vabbè, forse c'ha mal di testa, sai, le vecchie, compri quello in farmacia, l'imodium, boh, non lo so che c'ha questo, compri in dia, stop questo subito, oh, questo sei caga sotto, subito, si capisce, si capisce, il peggio per le donne, perché Vagisil, e c'era la pubblicità per la tua secchezza, non lo dico io, lo dice la televisione, per la tua secchezza, vaccina, comprati un Vagisil, anzi che l'hanno chiamato Vagisec. Fatta bella, e andassimo a mangiare, attimo, roba tipica da Roma. Tu vai al gladiatore e ti senti tipico romano. Amore mio, cammio. Vai al gladiatore e te ne esci con la frase, quella tipica del film, no? Al mio segnale scatenata antipasti, no? E ti accoglie, aspetta, l'istruttore tipico romano ti viene incontro. Ma fratello, ma corpo di ciuto, a te la vado davvero. Ma qua si mangia proprio di tipico di Roma. Dopo il cinese, l'indiano, non ci capisci niente. Ma questo è tipico di Roma. Roma Est va a far culo. E qua tu. Vai là, è quello che ti vende i cornetti, sta più ubriaco di te. Perché i cornetti, come so, sono ripieni con la marmellata, crema, Nutella, qualche gay col miele integrale, qualche altro gay, a me piace nero, ci stanno pure neri i cornetti. Allora dice, e questo qua si incavola col socio, perché ma che sei deficiente? E quell'altro, perché? Ah, ma siete tutti quanti semplici. Dice, beh,
ma questo sapete di che la crema, che la marmellata, che la Nutella? Beh, fammi i cartelli. Eccola, cioè? Senza crema. Senza crema. Senza marmellata. Senza Nutella. Se basta, no, semplici. Sono questi, ci gonfiano, te preoccupare, penso io. Arriva il primo cliente, tutto ubriaco, punta i cartelli così. Allora, vedi, due senza crema. Tre senza marmellata. Ti piace senza Nutella? 10 senza Nutella. Quello gli metterei in buste. Attento, non te sbaglia. 2 senza crema, 3 senza... 10 senza Nutella. E quell'altro, che te metto in buste separate così te sbagli. Direttamente da Roma Est. A Romanina. Fabrizio Gaetani. Grazie. Scusate, grazie. Ciao a tutti.